Io ho abbastanza capienza a livello mentale per farne forse un'altra. Ma poi basta, cioè tipo. Basta che non sia The Lost perché già ci ho provato per oggi abbastanza. Però cazzo, prima o poi devo riuscirci. Posso fare Eve, Samson, Bethany o Jacob? Potrei ritentare per l'ennesima volta di fare la boss rush con Jacob. Oppure una run easy con Bethany. Tra l'altro cosa mi manca con Bethany? Boss rush. Anche Ashe, Mother e Beast. Quasi quasi mi faccio una run con Bethany. Mother, Beast, Boss Rush. Vediamo se riesco a fare la Boss Rush. Penso che sia meglio questo. Anche se preferirei poterle usare entrambe, ma non c'è tempo. Cioè, non c'è la vita più che altro per farlo. Un'altra. Beh, ok. Ma no. Ma. Aspetta. Ah, ecco, scompaiono dopo un po'. Ok. Potrebbe non essere così male. È strano, però in qualche modo sembra funzionare. In attesa di qualcosa di meglio almeno. Proviamo a fare la boss rush, vediamo se mi riesce. Libri. Allora. Già. Quasi quasi mi prenderei il Book of Sin. Anche se questo qua non sembrava male. Sono indeciso. Quello almeno lo usavo sempre. Ah, non mi stanno attaccando perché c'ho quell'amuleto, figata. Questi sì, però. Dai. Potrei fare la boss rush. Ma no, amnesia. Cioè, c'ho sia la custode mezzo che... Madonna. Ecco appunto. Io non ho idea di dove mi trovo adesso, ovviamente. No, explosive diarrhea, no. Giustamente un vicolo cieco. Ma porca puttana. Ma funziona sempre sta amuleto oppure ha una chance di attivarsi? Perché sta funzionando. Fortuna che non mi stanno capitando stanze difficili. Vediamo
l'ho completato abbastanza in fretta. Ma dai. Ma siamo seri. Vabbè. Tanti attivi inutili. Potrei usare una bomba qui, ma secondo me non vale manco la pena. Bene, Forgotten aiuta. Non azzardarti a entrare nel coso senza di me. Ok, questo è buono, ma non buonissimo. Purtroppo il pezzo di chiave mi torna utile, anche se non mi voglio fare mega satana. Non voglio nemmeno farmi i patti. Mi sto un po' rompendo di questa cosa. Non so da dove è uscito, tra l'altro, quel cavaliere. Ah sì, perché avevo un coso del Book of Revelations. Sta aiutando, però non abbiamo niente che faccia una reale differenza. Basta. Vai giù. Grazie. Allora. Potrei usare... Non ce l'ho più una bomba, ok. Sinceramente tornerei a prendermi l'altro oggetto, però non lo farò. La vedo molto dura con le statistiche base, cazzo, c'ho solo vita fondamentalmente. E Bookworm, giustamente, ogni tanto sparo doppio. Va bene. Sì, non potevo fare diversamente, va bene anche così. Soprattutto se voglio fare in fretta. E che cazzo? E non va giù. Perché c'ho le statistiche base, giustamente non posso fare assolutamente niente. No, non ha senso provare a fare la boss rush, mi sa. Già. Non ha senso provare a fare questa run se mi escono... Cioè, mi sono usciti tre attivi. Ma pure... Il più interessante era quello all'inizio. Però quello all'inizio... Cioè comunque funziona sulla base del tuo danno, quindi... Non sarei comunque in una buona situazione, non lo so. C'è un cazzo comunque. Da una parte spero che mi ammazzino, perché... Piacerebbe. Non tanto per la questione della run in sé, ma perché se devo fare la boss rush con una run lenta non vado da nessuna parte. Diventa troppo complicato.
Sono con le statistiche base, aiuto. Che cazzo, va bene. Faceva cagare. Vediamo se riesco a beccarmi un patto. Ma la chat non funziona, quindi. Mi confermate? Che prima si è iscritto un tipo che voleva chattare. Dice che non riusciva. Due coglioni, sta maledizione in continuazione. Quindi Isaac Tears può non essere una totale merda con Bethany. Questa è la lezione. Madonna, meno male che sti ciccioni di pietra non mi rompono i wisp, perché cazzo. Non ho manco droppato cuori rossi per sfruttare quella sacrifice. Per me va bene se continui. Ecco. Quello che mi dà più fastidio è quando genera le cacchine, ecco. È probabilmente il suo attacco peggiore. Ok, ancora l'abbiamo beccato e anche una mente di vita. Io ci proverei lo stesso, tanto non è che ci ha dato chissà cosa. Può bastare. Non è buono, ma può bastare. Non è un grande inizio, no. Il cazzo di... Bene. Devo fare... No, voglio fare la boss rush. Voglio provare a fare la boss rush. Voglio togliermi dai coglioni la boss rush. Grazie, la corsa The Lost. Lì c'era una chiave che dovevo prendere, tra l'altro. Non malissimo, e invece sì. E allora facciamo così. Che al momento mi sembra una buona idea. Devo trovare un buon attivo. Se no non ha senso usarmi i cuori, tra l'altro. Forza. Ok.
nemico più fastidioso è giù. Quest'altro genera cose. Però. Meno. Va bene. Va bene. Non va bene. Sister Maggie non va bene. No. Ok. C'è il boss? Non c'è il boss. Questo può servire. Cazzo. E addio patto. Sì, ma potreste almeno darvi qualcosa. Già. Bella la vita con le statistiche base, eh? Giusto Sister Maggie in aiuto. Questo però quasi quasi. Già. Se lo riesco a far fuori senza danni, dovrei riuscirci, cazzo. Non dovrebbe essere un problema. Il problema è che comunque non abbiamo tante possibilità di averlo sto benedetto fatto. E invece c'è uscito buono. Allora, il patto è questo, è ok. E non mi faccio l'angelo di nuovo perché sarei stupido a farlo. E va bene, rimango così. Un piccolo tier up già è qualcosa. Purtroppo non posso usare il libro perché sennò. Ah no, lo posso usare, perché i soul art contano come cariche. Ma bellissimo, avrei dovuto farlo prima. Non pensavo che fosse così buona questa cosa. Buono, molto buono. Posso ancora ottenere un patto. Beh, l'ho già ottenuto prima in realtà, in effetti, che cazzo dico. Cioè, lo posso ottenere anche adesso, non sarebbe brutto ottenerlo adesso. Però prima me lo sono. Cioè, non me lo meritavo. E vai giù, maledetto. Ok. Non lo so. Proviamo subito. Potrebbe essere un'idea simpatica per sperimentare con la mannaia. Aiuto! Allora, sarebbe buono anche l'abito da suora.
Ma non ce lo possiamo permettere. No. Stiamo costruendo un po' di un'armata di Wisp che non mi dispiace affatto. Allora, qua c'è un Chur Clubs. Abbiamo visitato tutto l'importante. Vediamo cosa succede. Succede che prendo danno. Però ok. Non... cioè, sembra interessante questa combinazione. La voglio... cazzo, però siamo indietro. Corso dell'osso, giustamente. Ok. Sta fermo. Pure. L'unica cosa che devo fare è fare veloce e mi danno gli speed down. Allora, ho 5 chiavi, quindi entrare lì dentro non è una cattivissima idea. Dovrei usare la mannaia. Ai ai. Oh no. Ok, lì non vale la pena rischiare. Qui ci posso entrare, non dovrebbe essere un grossissimo problema. Troll bomb di merda però. Questi wisp mi stanno aiutando un sacco. Preferirei non usarli così, però lo stanno facendo. Cosa c'è qui? Sembra discreta come combinazione. Dai, continuate a camminare sui fuochi. Perfetto. Anche se non ottengo i soldi, pazienza. Ok. Devo ancora trovare la stanza del tesoro e tutto il resto. Potrei fare tutti più piccoli. Conviene? Non conviene? Boh. Probabilmente sì, perché le esplosioni non saranno piccole. Visto che non ho di meglio da fare in questa run, credo proprio che sperimenterò con questo oggetto. Quindi è un vicolo cieco anche questo. Attenzione. Bene. Ma niente. Quanto tempo devo perdere in questo cazzo di piano con questa cazzo di maledizione?
Buono questo. Questo è buono e si energizza molto bene. Peccato che dubito che riuscirò a farcela. Però proverò a fare Ash. Se non riesco a fare la boss rush, pazienza. Faccio volentieri Ash. Ah, giusto. Andiamo di qua. Beh, con tutti i soldi che ho. Oddio, quello è figo, però ne posso fare a meno. Allora, uccidiamo questo. Andiamo avanti. Ah, però le copie non generano ragni. Sì, invece, ok. Già 15 minuti. Ma porca puttana. Niente patto, ma in realtà manco me lo merito. Sto andando lentissimo, nonostante i miei sforzi. Ok, soldi. Una pillola di Exlax. Tears up buono, ma siamo già al cap. Carino, però tagliare in due i nemici. Aiuto. E che cazzo? Non mi danno niente. C'ho solo questo attivo di merda. Lo potrei usare da Ash. Non so cosa succede. Perché tutte ste cacche dorate? Perché? Cosa me ne faccio di 33 monete? Poi tra l'altro l'ennesimo vicolo cieco. E se facessi Ash in tanti pezzettini, lo divido più e più volte, che cosa succede? Perché ormai mi sa che la boss rush sia proprio fuori questione. Anche fare Ash però non sarebbe male. Avrei le bombe per schifo. Questo è buono. Finalmente ho del danno. Un po' tardi però. Siamo al Depths 1, eh.
Ok, allora c'ho i soldi. Potrei comprare il restock. E niente, in realtà forse il restock non era l'idea migliore. Però potrei provare a ottenere Mamma Mega. Io ripeto, non so se sto facendo una cosa furba a fare sta cosa. Aiuto, come ho fatto a non prendere danno? L'ha spinto fuori dallo scenario. Mi ha distratto, ovviamente. Cosa? Mi è uscito il patto lo stesso. Ed è un patto di merda. Satanico. Beh, non ce la posso fare perché i 20 minuti sono adesso, quindi. Potrei rinunciare alla mannaia e vedere se ottengo Mamma Mega. No, assolutamente no. Cho Clubs non funziona con Turret Clot, pare. Oppure posso correre per arrivare da Ash. Va bene, vediamo. Vediamo cosa accade. Potrei rirollare qui. Questo. E basta. Poi dritti da Ash. Si fa Ash. Si può fare Ash. Spero. Tra l'altro ho preso il patto satanico perché tanto c'ho Act of Contrition, quindi so che. Cioè, so che. Come si dice? Non mi va a precludere il coso, però anche questo è molto buono. Sono abbastanza indeciso. Però da. Per quanto divertente sia questa cosa e per quanto sarebbe figo vedere Ash fatto in tanti pezzettini, temo che dovrò andare con la scelta più sicura, vale a dire il Book of Shadows. PlayStation 2 e Hivemind stanno facendo faville insieme. E non sto utilizzando il Book of Shadows perché non penso che mi serva, però lo potrei anche fare. Qua lo faccio perché sti cazzi. In effetti lo dovrei usare. Dovrei usare per i famigli, cioè i Wisp. Ok. Bella merda Minecrafter. Che stronzi. Posso stare tranquillo. Ok, ho pure le chiavi, quindi posso fare questa cosa. Il tempo non è tanto, ma vediamo se si riesce a fare.
No, 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 no. Niente di utile. Cosa? Da dove? Ma porca puttana. Quindi indifferente dove vado, quindi prendo il negativo. Devo farmi due piani a tempo record. Ce la posso fare se non mi esce qualche maledizione di merda e se non ho troppa sfiga. Non ho neanche tempo per chiedermi se l'oggetto, cioè se è la stanza giusta. Allora, purtroppo non ho strumenti di navigazione. Quella potrebbe essere un'ottima cosa, ma non posso permettermi di rischiare. HP up, lockdown, va bene anche così. Aiuto. Vicolo cieco, dai una carta, niente carta. Perché per quello che ci metto a eliminare i nemici non vale manco la pena provare a skipparle le stanze spesso. Ok, buono, il boss subito. Carte, tipo una carta di Emperor magari. Hanged Man, The Sun. The Sun è buona. Joker, ok, mamma mia che disastro. Cazzo, è un peccato rinunciare a Joker così. Quindi potrei portarmi The Sun. Hanged Man non mi serve. O mi porto The Sun o mi porto Joker. Ho abbastanza minuti per per farcela. Con The Sun sono più tranquillo per quanto riguarda la mappa. Cazzo, The Sun. Però anche Joker. Mi porto The Sun. Non mi piace questa cosa di... Mi porterei molto più volentieri i Joker, però non... Non mi posso fidare. Cioè... Avere un piano B è utile. È utile avere questo. No, no, no. Troppi. Perfetto. Mi butto subito dal boss perché così non rischio per quanto riguarda il patto. O meglio, rischio molto meno. Facciamo così, dai. Non mi è uscito, però comunque ci siamo. Ho 14 soul art. Farmi un giro per raccoglierne ulteriori non è cattivo.
Ho ancora 3 minuti che mi avanzano. E guarda, lo posso usare anche subito, dai, così andiamo a vedere subito se c'è qualcosa di nostro gradimento. Beh, c'è un po' di strada da fare, ma non dovremmo aver troppi problemi. Che con quella mappa mi distraggo, però me la sono messa io per buoni motivi. Va bene, non importa, abbiamo 30 bombe. Abbiamo 30 bombe e anche abbastanza chiavi. Madonna, Super Envy. Questo è uno di quelli più time consuming in assoluto. Liberiamo un po' lo scenario almeno. Fortuna che il tempo avanza. Non credo di voler fare altro. Io vado avanti, vado al prossimo piano, ci facciamo Ash in maniera sgrava, bruttissima, però lo facciamo. E chi lo sa, magari se non mi esce una Curse of the Blind trovo pure qualcosa di buono, no? Al piano di Ash. Niente corso, ok. Tra l'altro abbiamo pure il restock. Questo non è male. Quello non è male, ma... Ok. Ok, quello è buono perché è il volo. Infine The Stars che non ci serve, ok. Quindi cominciamo col comprare questo. Prima anche questo. Aspetta, questo ci dà conjoined. Yeah. Poi va bene così. Cos'era l'altro The Stars? No. No, aspetta, va bene così, ma prendo questo, intanto no. Cosa succede se faccio così? Ah, la bomba diventa un wisp che mi gira intorno. Quasi quasi lo faccio giusto per avere più roba. E questo lo preferisco. Perfetto. Anche per questo l'ho fatto. Vabbè. Cioè, non è chissà che, però. È un item. Va bene, dai. Non la vedo troppo male, onestamente. Ah, giusto. Già meglio. Piacerebbe riuscire a colpirlo anche. Poi è ancora la prima forma, quindi preferirei non... Forse avrei dovuto.
Lo posso usare un'altra volta. Se lo uso di nuovo mi abbassa tutte le statistiche, quindi non mi conviene. Però dovrei avere abbastanza invulnerabilità e con The Sun posso anche curarmi se le cose vanno male. Non sembra che stia per finire. Ora sta per finire. Ecco, l'avrei potuto fare con The Lost in queste condizioni. Divine Intervention abbiamo sbloccato. E in realtà adesso vado su o vado giù non cambia niente perché... Qualcuno si è iscritto al canale. Ho già fatto tutto il resto, quindi adesso è per swag se continuo. Grazie per il follow, it's beh, ok. Dai, almeno un'altra cosa l'abbiamo sbloccata. La mannaia sarebbe stata troppo interessante con tutti quei cuori blu. Chissà in quanti pezzetti piccoli lo potevo fare, Ash. Ma bellissimo, tipo che te li ammazzi tutti singolarmente e non ci diventi scemo. Chissà. Però insomma... Denato, una domanda urgente da un nabbo che per me è la prima volta davanti al Void. Ok. Dimmi tutto. Io non sono andato al Void sta run perché già l'avevo fatto. Ma io sono ben felice di chiarire qualsiasi dubbio, soprattutto mentre gioco, che magari mi si vede fare delle operazioni e non si capisce il perché. Gioco da tanti anni, quindi per quanto Repentance sia ancora nuovo per me, ho una buona base. Ho appena battuto Isaac, se io vado nella cesta senza chiave di Mega Satana... Allora, la chance di beccare il Void va ad aumentare a seconda di quanto vai avanti. Cioè, la chance più bassa ce l'hai da mamma, però tra l'altro per far funzionare, perché funzioni da mamma, devi avere parecchi oggetti, tipo una ventina di oggetti già. E poi da Mozart in poi, tipo Mozart, Isaac, Blue Baby, eccetera, va a salire. Ora non mi ricordo la percentuale esatta, però la più alta in assoluto è Mega Satana. Però comunque da Isaac hai più, cioè da Blue Baby hai più chance del portale rispetto a quelle che ci sono da Isaac. Tu non hai Repentance, ok, quindi... Cioè, potrei darti, non dico indicazioni sbagliate, però ci sono alcune cose... Il meta è cambiato un bel po', quindi... Però questo dovrebbe essere identico, non dovrebbe essere un problema. Perfection. Bello, però posso fare a meno. Immagino. Allora sì, c'è la possibilità che ti riesce, però non è certa. Ti può uscire più volte, però sono diversi lanci di moneta, diciamo. Cioè neanche di moneta, perché è meno del 50%. Però sì, ti può riuscire, ma se quello che devi fare
Se mi tolgo due famiglie lo perdo con Joint, sì, sicuramente. Peccato. Dico, se è l'unica cosa che ti manca da fare, forse ti conviene cogliere l'occasione. Perché, ripeto, il fatto che ti è uscito prima non vuol dire che ti uscirà dopo o che non ti uscirà dopo. Sono chance separate. Cioè, semplicemente più chance di quante ne avevi che ti esca da Isaac. Questa rana sta spaccando tutto quanto. Aia. Aia di nuovo. Vabbè che se perdo non me ne frega niente. Sono tranquillissimo. Ho tutto quello che mi serve. A meno che non trovo la Archi. Se trovassi la Archi, allora. Per assurdo, se per assurdo trovassi l'archi. Cos'è? Ah, capito, vabbè, la prima volta che mi capita, ma non rendi in merda con il polmone di mostro. Il polmone di mostro. Può essere figo in determinate situazioni, madonna. Beh, la Archi potrebbe uscirmi in una di queste. No, in realtà non credo. Lucky Man. Non credo che possa uscirmi da qua. Infatti, però se trovo un modo per rirollare, sì. L'unico modo, se non lo sai ovviamente, poi probabilmente lo sai già, per avere il 100% di Void è dopo che batti Ashe. Però battere Ashe non è facile, magari conviene più puntare a Mega Satana. Se trovi una Cell Sacrifice Room puoi utilizzarla per beccarti due pezzi di chiave. Che è sempre una strategia valida, diciamo. Bene. Mi è uscito un altro famiglio. C'è la tentazione comunque di sacrificare i famigli, però poi mi ritrovo con due cuori oltretutto. Dov'è che sei? Ma porca puttana, non si vede niente. Cioè, chissà come mai. Almeno mezzo cuore. Allora, delirio. Nessun boss è impossibile se sai schivare abbastanza bene. Però è una situazione un po' più elaborata di così perché Delirium c'ha l'armor, quindi anche se c'hai tantissimo danno è difficile che riesci a fargli così tanto male. Ma io dovrei usare di più questo, ma che sto facendo? Dico, è difficile che riesci a rompergli l'armor, per modo di dire, che poi non è che gliela rompi, ma gli fai talmente tanti danni. Ci sono dei modi, diciamo. Questo l'ho mai preso di K-Attack. Aspetta, cos'è che fa? Ah!
E poi la riprende. Ok. Hierophant. Priestess Tower. Strength è buona. Awaz è inutile. Strength per fare delle lembe sarebbe buono. Io comunque girerei ancora. Giusto per vedere se ci esce il Forget Me Now, l'archi o qualcosa di altrettanto stupidamente figo, ma cioè, la run l'abbiamo vinta nel momento in cui abbiamo battuto Ashe, per quanto mi riguarda. Benissimo. Finiamo di esplorare. Cosa hai visto che ti legge? Eh sì, è un oggetto nuovo, non l'ho mai utilizzato e non credo che inizierò a utilizzarlo oggi, sinceramente. E che ce ne sono diversi fighi nuovi, però c'ho già una build che funziona. Vabbè che potrei fare lo stronzo e sacrificarmi i famigli. Allora, se trovo un modo per rirollare lo faccio. Se trovo un D6, una pertro, qualsiasi cosa. Ma fino ad allora è goliardia. Tipo. Cagata tutti quanti. Bene. Ah, cazzo, devo usarmi Ewaz qua, potevo generarmi qualcos'altro. Quindi, vabbè, sai che ti dico, io ci provo, lo faccio lo stesso. Però lo faccio nella qui nella cosa. Allora. Beh, insomma, niente di così utile. Abbiamo perso con Joined, infatti, cazzo, come immaginavo. Vabbè, prendo questo e questo e questo e anche questo. È diventato tutto viola. Tra l'altro, è diventato tutto viola. Ok. Vabbè, andiamoci a fare sto boss. Io non so per cosa essere più sconvolto. Che succede, signor Spicchio? Ah, perché ieri stavi provando a battere Ashe e non è andata esattamente come sta andando a me adesso. No, grazie. Volendo potrei pure andare al Void, però l'ho già fatto. Possiamo benissimo finire la run in bellezza. Ah, no, ma scompaiono. Ah, no, lo lascia nel punto in cui lo usi. Va bene, dai. No, l'ho già fatto il Void. Non è tra le cose più entusiasmanti per me.